tra simbolismo e liberty, Achille Calzi. Il MIC, il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, ospita sino al prossimo 18 febbraio 2018 un allestimento dedicato alla figura dell'artista, vissuto tra 800 e 900, una personalità poliedrica e ricettiva. È un progetto che è partito 4 anni fa con una donazione importante da parte degli eredi Calzi e da lì è iniziato la nostra idea di una mostra, ma soprattutto di una monografia dedicata a questo personaggio straordinario tra fine 800 e inizi 900. Faentino, ma non solo, perché ha avuto rapporti con i più grandi dell'epoca, da D'Annunzio a Pellizza da Volpedo, a Carducci, solo per citare alcuni dei nomi noti. Ed è stato un personaggio antico, diciamo, un personaggio quasi rinascimentale, che sapeva fare ceramica, dipingere, disegnare, progettare. Io ho definito Calzi un intellettuale artistico perché lui scrisse anche pagine importanti dedicate alla storia dell'arte faentina. Non dimentichiamo che fu il direttore della Pinacoteca di Faenza, della scuola di disegno e fu direttore anche di altre scuole in diverse parti d'Italia prima di approdare al posto, diciamo, nella sua cittadina di nascita.